Era un confronto che era assolutamente necessario, che era richiesto, è stato richiesto da me, è stato voluto da tanti genitori, da molto personale, avete visto c'erano i rappresentanti anche di dirigenti scolastici, insomma dei dirigenti della scuola, e questo è stato un incontro molto importante. Oggi pomeriggio dedicare queste quasi 4 ore ad un confronto al quale hanno partecipato oltre 20.000 persone. Leggerò i commenti perché sono molto importanti anche quelli, sono dei punti di vista dai quali partirò per ottimizzare questa ordinanza laddove ce ne sia la necessità. Andremo ad accontentare tutti i territori, tutte le categorie, perché il problema della scuola si è posto, e si è posto proprio in un momento in cui siamo ad una svolta. La Calabria fino ad oggi è riuscita a contenere i numeri del contagio abbondantemente, e non vedo per quale motivo dovremmo metterli a rischio proprio adesso. Ho dovuto anche registrare le lamentele di tanti genitori, ma anche degli alunni stessi, che si vedono negato alcuni diritti che invece l'ordinanza garantisce. Cioè, noi abbiamo parlato di una presenza massima del 50%, ma alcune scuole stanno insistendo sul 100% per alcune classi, le quinte, cioè gli ultimi anni e i primi anni, e questo non va bene, per cui se ancora c'è qualche dubbio probabilmente passeremo dal consiglio all'ordine, perché se è quello che si richiede faremo quello.